È stato ricoverato in codice giallo presso l'ospedale di Miccoli di Barletta il 63enne protagonista questa mattina di uno spettacolare incidente sulla 16 bis all'altezza dello svincolo per Barletta Centro. Saranno i rilievi effettuati dai carabinieri e dalla polizia municipale intervenuti sul posto a chiarire la dinamica di quanto accaduto intorno alle 9.30. Con la sua auto il 63enne barlettano ha prima impattato contro il guardrail, poi ha terminato la sua corsa con l'auto che si è appottata nella scarpata vicina. A soccorrere l'automobilista, le ambulanze della Misericordia di Andria, ma anche i vigili del fuoco del distaccamento di Barletta intervenuti per estrarre il corpo dell'uomo dalle lamiere dell'auto. Trasportato all'ospedale di Miccoli di Barletta, l'automobilista è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni di fatto sono monitorate dai medici, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il traffico sulla statale 16 in direzione sud è stato prima rallentato, poi deviato sulle strade adiacenti per consentire le operazioni di recupero del mezzo.